ora siamo arrivati alle finali. E visto che il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. È vero. E quindi se ci avete seguito fino ad ora in questo meraviglioso contest formato da gruppi di ricostruzione medievale che si sono scontrati sulla nostra pagina Facebook, oppure ci state guardando per la prima volta sulla piattaforma ufficiale di Lucca Change, seguiteci ma soprattutto votate. Dove? Sulla pagina ufficiale degli Untori della Luce Nera. Vi divertirete, vi aspettiamo. We'll be right back.
Oh, ma che fai? Non lo vedi che sono te? Oh, ma che cazzo vuoi? Ma almeno chiedi scusa. Non è che lo sbatto in testa. Me lo sbatto in testa? Sì, allora. Mi metto le mani addosso. Oh, ascolta, bellino, ti piglio, ti spacco. Ah, sì, eh?
Vabbè, dai, pensavo deficiente. Agli inizi del 200, le famiglie nobiliari senesi invitano due templari per mostrare ai loro cadetti, ai loro rampolli, l'arte della scherma e quindi per far vedere loro un combattimento simulato, noi lo definiremmo virtuale, in modo da convincere questi giovani rampolli a partecipare alla crociata in Terra Santa. Ecco, questo è un piccolo pezzo di trailer del mio ultimo thriller storico ed è proprio da questo romanzo che prende spunto e idea il contest virtuale degli untori della luce nera. Ora, il patrimonio storico, artistico, culturale della nostra Italia non è pari a nessun'altra nazione, giusto? E sai chi ci sono tra i principali ambasciatori di questa nostra ricchezza? Le compagnie di rievocazione storica, che con i loro abiti, le loro armi, le loro gesta, il loro linguaggio, replicano eventi remoti, reali o di fantasia che siano, come fossero delle persone che a bordo di macchine del tempo sono giunte fino a noi. E le nostre piazze, i nostri castelli, i nostri palazzi, non sono forse il contesto ideale per fare tutto ciò? Come uno straordinario set cinematografico. Non per nulla fior di registi stranieri sono venuti proprio qui in Italia per girare i loro film storici, servendosi proprio delle compagnie d'arme e dei gruppi storici di rievocazione medievale di cui ti parlavo. Insomma, donne e uomini appassionati di Medioevo e che contribuiscono in modo tangibile al nostro turismo e a cui noi non possiamo che dire grazie. E allora un arrivederci a tutte le compagnie che hanno partecipato al nostro torneo, augurandoci di rivederle presto tra noi, perché questo contest ha ricevuto un tale successo da convincerci a replicare una seconda edizione nel 2021. Magari dopo aver letto quello che ormai consideriamo il padrino di questa manifestazione, il thriller storico Gli untori della luce nera. A presto.